Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Nuovo appuntamento con Italia chiama Italia, questi temi che affronteremo nell'edizione di oggi, venerdì 3 dicembre. Situazione Covid in Portogallo, stato di calamità fino al 20 marzo 2022. Londra, avviso di assunzione all'ambasciata d'Italia. Stati Uniti, il consolato d'Italia a New York assume un impiegato. L'ambasciata d'Italia a Brasilia, poetiche dell'architettura italiana in Brasile, presentato il libro omaggio all'ingegner Nervi. Considerando la situazione epidemiologica del Portogallo, dal 1 dicembre fino al 20 marzo 2022 vige nel paese lo stato di calamità. Lo segnala ai connazionali l'ambasciata d'Italia a Lisbona. L'ingresso e il transito in Portogallo per via aerea, anche se vaccinati in possesso del certificato verde, precisata al proposito la rappresentanza, è consentito solo dietro presentazione di esito negativo del test molecolare realizzato nelle 72 ore precedenti l'ora dell'imbarco o test antigenico realizzato nelle 48 ore precedenti la partenza. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esenti dall'esecuzione del test. Per maggiori informazioni si rimanda al sito amblisbona.esteri.it. L'ambasciata d'Italia a Londra rende noto che attiva una procedura di selezione per un impiegato da adibire ai servizi di collaboratore amministrativo, prevalentemente nel settore dei diritti dei cittadini italiani nel contesto della Brexit. L'incarico sarà con contratto temporaneo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta. I requisiti per candidarsi sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente. Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 12 ore di Londra del 22 dicembre. Dettagli e avviso completo sono disponibili sul sito amblondra.esteri.it. Altro avviso di assunzione, in questo caso negli Stati Uniti, infatti indetta dal Consolato Generale d'Italia a New York, una procedura di selezione per assumere un impiegato a contratto da adibire ai servizi di autista, commesso, centralinista. I requisiti di base richiesti sono aver compiuto il 18° anno di età, essere di sana costituzione, essere in possesso di licenza elementare o titolo equivalente, avere la residenza negli Stati Uniti da almeno 2 anni e possedere la patente di guida valida per svolgere le mansioni di autista nel paese. Le candidature potranno essere inviate entro la mezzanotte del 29 dicembre. Dettagli e avviso completo anche in questo caso sono disponibili sul sito del consolato consnewyork.esteri.it. Ultima notizia, ci spostiamo in Brasile, ha presentato il libro L'ambasciata d'Italia a Brasilia, poetiche dell'architettura italiana in Brasile. Si tratta di un omaggio a Pierluigi Nervi, l'ingegnere che, con l'aiuto del figlio Antonio, realizzò la sede dell'ambasciata fra i monumenti più noti della capitale brasiliana. Dello stesso Nervi è stata anche inaugurata una statua collocata presso gli spazi della rappresentanza. Per quanto riguarda il volume, realizzato in lingua italiana, portoghese e inglese, è a disposizione in formato ebook sui siti di Ambasciata, Ministero degli Esteri Italiano e Università di Brasilia, Facoltà di Architettura e Biblioteca Centrale. Come detto, questa era l'ultima notizia. Si conclude qui l'edizione di oggi di Italia chiama Italia. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto. Da Radio BM l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.